Una vittoria che passa per i guantoni di Pazzini, quella della Savignanese che, nonostante sprechi diverse palle gol, si vede costretta a soffrire più del dovuto. La squadra di Farneti confeziona un importantissimo successo che vale il primato solitario della graduatoria. Un inizio in forma di proteste per la Savignanese, cross di Brighi col braccio, tocca in aria Ravaglia, l'arbitro ben appostato lascia proseguire. Poco dopo Farneti si trova tu per tu con Foiera, ma da posizione di filata l'attaccante in maglia numero 9 spara addosso a quest'ultimo. Da una rimessa laterale la Savignanese perde malamente palla, Zavalloni recupera la sfera servendo Zanini che in corsa calcia di potenza sotto la traversa della porta difesa da Pazzini per l'1-0 ospite. Immediata la reazione della Savignanese, Liera serve Brighi che telecomanda il pallone con l'occhio di falco in direzione Guidi, il numero 5 non si fa pregare scaricando il pallone del pareggio in fondo alla rete, 1-1 e ristabilita la parità in campo. Rivediamo la rete dalla telecamera posizionata alle spalle di Foiera. La Savignanese vuole ribaltare la situazione, dopo il pari si mostra pericoloso il contropiede, qui ci pensa Lombardini ad evitare il peggio mettendoci una pezza. Dalla bandierina nasce un fraseggio che porta a traversone di Casadei, spedito in rete dalla testa di Farnetti che nell'occasione si fa anche male. 2-1 e sorpasso locale compiuto. A inizio ripresa, Rodriguez con una solo personale fa tutto bene, meno la conclusione finale. Dall'altra parte Manuzzi va a prendersi palla, la sbrana all'avversario e conclude dalla distanza chiamando Foiera alla deviazione in corner. È la volta di Casadei che prova a chiudere la partita, ma Foiera respinge con l'anca. Sul versante opposto, botta dell'altro Manuzzi in campo, ma Pazzini blocca senza problemi. Altra discesa dalla Savignanese, attraversando al centro per la corrente Casadei che spara al lato. Nel finale, decisivo il portiere Pazzini, che risulta incerto su questa conclusione della distanza di Bertani, ma successivamente provvidenziale. Come? Prima su questa grande staffilata di Rodriguez indirizzata nell'angolino basso che fa urlare a gol, ma Pazzini è mostruoso. Poi quando Vitali prosegue per il neo entrato Nicolini, ma all'estremo di casa salva porta e il risultato. Il Diegaro si scompone e Manuzzi prova a colpirlo, per Foiera una semplice chiamata, mentre alle stelle l'ultimo tentativo del match ad opera di Brighi. Savignanese che brinda la vittoria e allunga su classe di due lunghezze, fermato sul pari dalla Marignanese.